Giuseppe, si sente? Sto chiamando mio fratello, si sente? Volete uno spot pubblicitario come al solito, ma che cocco bello cocco? No. Giuseppe, è un attimo. Allora, sì, iniziamo questa iniziativa che nasce per sensibilizzare sulla questione dei morti sul lavoro e che però oggi assume un'altra rilevanza visto quello che è successo a un lavoratore della logistica, Adil che è morto sabato e venerdì per difendere i diritti dei lavoratori, è morto travolto in un picchetto, travolto da un camionista, e quindi lo dobbiamo annoverare anche questo tra le vittime del lavoro che succedono sul lavoro. Spendo solo una parola su queste questioni, poi do la parola ai compagni, ognuno dei quali ha un'esperienza sul settore. Ci abbiamo il compagno De Angelis, che è responsabile della sicurezza, che ha fatto delle battaglie nelle ferrovie per la sicurezza sul lavoro. Ci abbiamo il compagno Marco Bizzoni, che è responsabile lavoro di Rifondazione Comunista. Ci abbiamo il giovane Matteo Samanne e ci abbiamo anche Elio Romano, che è un medico di base, anche lui esperto di questioni di medicina del lavoro. Ma fatemi dire solamente due cose su quello che sta succedendo in Italia, soprattutto sul settore della logistica. Alcune settimane fa dei lavoratori che facevano il picchetto presso la FedEx sono stati picchiati da chi? Picchiati da guardie del corpo, dal bodyguard, con tanto di taser, di pistole elettriche, assoldate dalla FedEx. Che vuol dire in sintesi questo? Questo vuol dire che una grande multinazionale, quella che sponsorizza gli europei di calcio, non paga i lavoratori, li lascia in una situazione così abbrutita che sono costretti appunto a estreme forme di lotta, e poi assolda dei mercenari per picchiarli, uno è stato ricoverato in gravi condizioni. Nello stesso tempo questa FedEx paga come sponsor gli europei di calcio, che vuol dire che indirettamente magari paga un Donnarumma che guadagna 10 milioni di euro l'anno. Il problema potrebbe essere sintetizzato in questa maniera, cioè ci possono essere persone che guadagnano 1 milione di euro l'anno perché a fronte ci sono persone che guadagnano 3 euro l'ora e che se vengono a protestare devono essere picchiate. Da qui poi, due settimane dopo, la tragedia che vede protagonista un lavoratore che stava facendo un blocco nei confronti di un'altra grande azienda, la Lidl, quella dei grandi supermercati, la quale probabilmente sfrutta questi lavoratori, ma sfrutta anche i commessi del proprio posto di lavoro. Tutto questo ha un valore ben preciso, è la questione dei subappalti,
è la questione dell'utilizzo delle false cooperative, è la questione del lavoro nero. È l'unica risposta che riescono a dare, che il problema diventa del reddito di cittadinanza, non rendendosi conto che se tu ti poni il problema che una persona preferisce prendere 400 euro al mese invece di lavorare, si pone il problema, ma questa persona te quanto gli volevi dare? Però io adesso la chiudo qui, invito a parlare Matteo per primo, lo invito a parlare in maniera tale che cominciamo a sviscerare bene le questioni relative a questo grave problema della morte dei lavoratori e durante il loro lavoro. Vieni Matteo.